Sto sentendo, ho sentito, ma chi va nel bosco a prendere la legna? Ancora con sta storia. Chi è andata spesso a prendere i lumaconi? Chi è andata spesso a prendere i cactus? No, anche noi in 60 giorni spesso abbiamo fatto tante cose. Scusate, e tante volte no, dobbiamo puntualizzare. No, Awez, no, Awez, tu no. Isolde, questa è la differenza. Isolde. Che noi non stiamo lì ad accusare te. Poi in cucina, devo dire la verità, mi lasciano poco spazio. Ho cucinato una volta sola, è vero. Beh, Isolde, perché mi ha lasciato lo spazio. Con la sottiletta non possiamo lasciarti spazio in cucina. Ma se la vogliono i miei figli con la sottiletta. Ignazio, tu che dici? Ma in realtà io il mio spaccano solo fruttini era da un po' tutto il gruppetto fruttini, non era riferito direttamente a Isolde. Poi comunque la verità è che sti giorni ho visto tanto Isolde riposare, l'ho vista anche lavorare, però sinceramente per come attacca tutti che non fanno niente, bravo, l'ho vista un po' poco attiva perché mi aspettavo io non attacco tutti che non fanno niente, non è assolutamente vero, l'ho detto di Howard. Tra l'altro, ma io non ho capito, ma chi è il gruppo fruttini? Chi è il gruppo fruttini? Il gruppo fruttini sono Roberto, Matteo. Sì, Roberto, Isolde e Matteo. Io me ne spacco 15 al giorno, è una roba di un quarto d'ora. Ore, di notte, del giorno. Ma che di notte? Tutte ste botte con microbubo di noce. Ma Valentina, ma come li spacca sti fruttini? Capoccia.